introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Gianroberto Casaleggio, guru del Movimento 5 Stelle. Eccolo nella sua ultima apparizione pubblica sul palco di Piazza San Giovanni, prima del voto per le europee. Impermeabile nero, camicia nera, cappellino nero, pantaloni neri, perfetto stile total black. L'uomo nero degli incubi infantili. Ma il cofondatore del Movimento 5 Stelle cerca di compensare la cupezza del nero totale. Chiede al pubblico di inneggiare a Berlinguer. Chiederei a tutti voi di gridare Berlinguer. Di portare a casa una carezza, citando Papa Giovanni. E ditegli, questa è la carezza del movimento. Per poi concludere con un richiamo ai cavalieri Jedi di Guerre Stellari. E che la forza sia con noi. Eppure, più che i luminosi cavalieri, Casaleggio ricorda in queste immagini Darth Vader, il cattivo del racconto, che ha scelto di seguire il lato oscuro della forza. Un mix di messaggi positivi veicolati da una figura che ricorda anche V, il protagonista di V per Vendetta. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Un fumetto degli anni Ottanta ripreso al cinema dai fratelli Wachowski, gli stessi di Matrix, dove il protagonista Neo, Keanu Reeves, è un altro eroe vestito di nero. La V di Vendetta, usata nella parola movimento e nei Vaffadei, la maschera di Fawkes, simbolo degli antagonisti di tutto il mondo, gli abiti scuri, sono tutti richiami espliciti per l'elettore antisistema. Ma che effetto avranno avuto questi simboli su tutti gli altri elettori? Ad esempio, su quei 3 milioni di persone che hanno deciso di non rivotare Grillo alle ultime elezioni. The keeper of the city keys, but shattered on the dreams. La riservatezza di Casaleggio confina con una specie di corteggiamento del mistero. Circola in rete un video realizzato dalla Casaleggio Associati in cui si prevede la terza guerra mondiale. Si intitola Gaia, il futuro della politica. 2020, beginning of the third world war, the last 20 years. Anche in questo caso, molta inquietudine. Il 26 maggio, il giorno dell'incontro a Milano con Grillo dopo il flop elettorale, Casaleggio si presenta così, soprabito grigio ghiaccio e cappellino in tinta. Un look normalizzato e più rassicurante. Forse avrebbe potuto pensarci prima.